Ciao ragazze, allora oggi voglio fare questo video, tipo un aggiornamento sul matrimonio, sui preparativi, sulle cose che già abbiamo scelto. Ci sono alcune cose che ancora non sapete, che non vi ho fatto vedere, insomma di cui non vi ho parlato. E ricevo sempre tante domande sul matrimonio. E magari penso anche che questo video possa aiutare qualcuno, insomma, che come me è nei preparativi del grande giorno. Oppure comunque se volete sapere come sta andando ve lo racconto volentieri, perché io vi amo, siete veramente fantastici. Cioè i commenti che mi lasciate, non mi dilungo, ma vi amo, cioè love forever. Cercherò di dividere il video in vari temi. Quindi, primo tema, il vestito. Prendetevi il vostro tempo, questo è il consiglio più grande. In atelier provate tutti i tipi di abito, anche gli abiti che non pensereste mai che possano starvi bene, provateli assolutamente. Nel mio caso ho avuto conferma quando ho provato gli abiti tipo a sirena eccetera, ho avuto conferma che l'abito che volevo non era così, la forma che volevo era diversa, ma può essere anche che voi provandolo, ed è capitato, lo so, quindi può essere anche che provandolo vi rendete conto che quello vi sta molto molto meglio rispetto ad un altro tipo che magari voi avevate in mente. Quindi super importante provare tutti gli abiti del mondo, passare ore negli atelier, non fatevi problemi perché sono abituati con le spose, ma bisogna veramente essere sicuri che quello sia l'abito giusto. Quando ho provato il mio, e appunto era il terzo o il quarto, non mi ricordo se il terzo o il quarto, benissimo con la memoria, ma ho subito capito che era lui, perché cioè aveva tutto quello che volevo e meglio, era meglio di come me l'aspettassi. Forse deve essere proprio così l'abito giusto, deve essere meglio di quello che ti aspetti, non troppo esagerato ma nemmeno troppo basic, insomma è l'abito dei sogni e me lo sentivo già mio, nel senso che camminavo in giro per l'atelier, spostavo la gonna, me la stropicciavo un po', è fantastico, io non vedo l'ora, ovviamente lo vedrete dopo il matrimonio, quindi dopo il matrimonio farò un video dedicato e vedrete tutto il video del matrimonio con i miei commenti prima e poi vi farò ovviamente vedere tutto il video del matrimonio. Come sapete c'è un nostro amico che filmerà tutto quanto dal ricevimento in chiesa, poi la cena, insomma ci sarà veramente tutto. Voi sarete con me ovviamente, questo video lo manderò online qualche giorno, settimana dopo, ma ovviamente vedrete tutto. Posso descriverlo un po', ovviamente se avete seguito qualche mia live già sapete, ma è stretto come corpino e poi ha una gonna molto ampia che va fino a toccare terra. E il vestito dei sogni è quello che mi dicono tutti che sembra una principessa, quindi e questo è proprio l'effetto che io volevo, quindi mi sto già emozionando. Poi avrò una coroncina, avrò il velo, quindi tantissimo ambaradan. Il colore è bianco ottico, non mi sta bene il beige, non mi sta bene il crema. Ovviamente c'erano anche vestiti rosa, tipo rosa cipria, quindi molto chiaro. Ma per il giorno del mio matrimonio, anche se mi piace tanto il rosa, voglio comunque l'abito bianco, classico. Le scarpe, questo non vi ho ancora raccontato, le sto facendo su misura con un atelier che crea scarpe su misura, quindi sono molto curiosa di vedere il risultato. Ancora ovviamente ci sto lavorando e spero di non essere ritardissimo, perché come sapete ci sposiamo il 26 di agosto e in questo video verrà fuori che alcune cose ancora dobbiamo farle, ma tante altre le abbiamo finite, credo le cose più importanti, quelle che mi stressavano di più. Però saranno delle ballerine, appunto perché comunque il vestito copre i piedi e quindi io voglio essere comoda in quel giorno, non voglio essere più alta di Tomasce, punto uno, ma soprattutto voglio essere comoda, non voglio avere i tacchi, almeno quel giorno voglio essere super comoda, voglio poter camminare in giro tra i tavoli, in chiesa, insomma non voglio rischiare di cadere, non mi capita mai, però voglio essere super comoda. E poi le scarpe non si vedranno, e poi io sono comunque alta 1,77 di mio, quindi non voglio essere ancora più alta. E riprenderanno i dettagli del vestito, perché il vestito naturalmente ha qualche dettaglio in pizzo, così poi vedrete tutto. E le scarpe voglio che riprendano, ma non troppo, non le voglio troppo troppo ricamate, non voglio troppa roba sulle scarpe, le voglio semplici, però magari con un minimo di dettaglio che riprenda il vestito. E poi sto pensando se fare anche un filo di perle attorno alla caviglia, che però non so se è comodo oppure no, quindi voglio parlarne con l'atelier. Ma molto figo, perché avrò le scarpe fatte su misura e sono molto felice di ciò. I capelli come sapete me li farà Goran Wheeler qui a Trieste, lui è il mio parrucchiere di fiducia, i miei capelli li tocca solo lui praticamente, quindi anche quel giorno sarà lui che mi farà una pettinatura.
ad inizio giugno, quindi adesso noi andiamo a San Francisco, torniamo il 2 sera tardi, praticamente il 3 giugno da San Francisco, e poi ad inizio giugno appunto cominceremo con le prove. Goran comunque mi dice, perché io avevo una mezza idea di lasciarli sciolti i capelli, ma Goran mi ha detto no, guarda che non si fa, si fa al massimo un semiraccolto, però sciolti non si usa per i matrimoni, vedo, perché se una cosa mi piace io la faccio comunque, però voglio vedere, e non mi dispiacerebbe magari quel giorno avere una cosa un po' più particolare. Lui mi accennava, magari potremmo aggiungere qualche extension solo per fare un po' di volume, insomma voglio vedere, però mi piacciono anche quelle pettinature, sicuramente semiraccolto, non credo di fare tutto raccolto, credo proprio semiraccolto, però mi piacciono quelle pettinature con le trecce eccetera. Musica, allora per la musica sto parlando un po' random, quello che mi viene, allora la musica abbiamo deciso di prendere un DJ che poi è un amico di Tomas, perché come sapete Tomas ha fatto il DJ gli anni tipo universitari eccetera, e quindi ha anche un buon amico che fa il DJ, e quindi sarà lui al nostro matrimonio, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, ovviamente ci saranno sì nostri coetanei al matrimonio, ma ci saranno anche famiglie, ci saranno parenti, insomma nonne eccetera, e quindi vogliamo una musica molto tranquilla che possa piacere a tutti durante la cena, perché noi ci sposiamo alle 4 di pomeriggio, alle 4, il 26 agosto, e poi andiamo a fare aperitivo e cena, insomma musica molto tranquilla che possa piacere a tutti, poi magari ci piacerebbe fare, insomma, ad un momento della serata un po' di balli, anche con tipo roba tipo la Ligali, una roba del genere, molto allegra. Poi però vorremmo anche un valzer, qualche lento da poter ballare io e Tomas, magari apriamo noi le danze, e quindi dobbiamo reincontrarci con il DJ in realtà per definire la scaletta e il tutto. Sarà molto molto classico, poi però dopo cena ad un certo punto, perché poi noi andremo avanti fino non tardissimo, tipo mezzanotte e mezzaluna, e poi magari dalle 10:30-11 in poi faremo musica un pochino più così, dai, per giovani, diciamo così. La location per la cena, allora questa ovviamente è la cosa praticamente più importante dopo la chiesa, e la location della cena, e questa è stata tipo la prima cosa che noi abbiamo scelto in realtà, perché ci piaceva un sacco, è tipo è un ristorante sul mare praticamente, è stato costruito praticamente su una scogliera, e ha queste terrazze splendide con un molo proprio sul mare, e io sono stata a questo ristorante per il matrimonio di una mia amica, avevo tipo appena finito le superiori e lì mi sono innamorata, quindi alla fin fine quando Tomas mi ha chiesto di sposarlo eccetera subito ho pensato a quel posto, anche a lui piace molto, e quindi praticamente abbiamo scelto subito la venue, insomma abbiamo già scelto il menù, questa è stata una delle cose più difficili perché non volevamo scegliere solo roba che piacesse a noi, ma volevamo scegliere anche roba che piacesse ai nostri ospiti, poi ci sono i vegani, i vegetariani, quelli che mangiano solo pesce ma non carne, non è stato facile. Il nostro comunque è un menù principalmente a base di pesce, ma non solo, ci sono verdure, c'è anche l'angolo dei vegan, vegetariani eccetera, che non può mancare. Ma abbiamo scelto il menù e siamo stati a provarlo. Il menù è qui, quindi adesso ve lo leggo, ma sono estremamente soddisfatta di com'è. Non solo dei piatti che abbiamo scelto piacciono a noi, ma piaceranno tanto anche agli ospiti, spero, me lo diranno. Ma e anche la presentazione dei piatti è bellissima, è una cosa fatta con classe, non volevo la solita buffata che poi se ne vanno, oh, non ce la faccio più. Comunque ci sarà un sacco da mangiare, credo questo a tutti i matrimoni, specialmente in Italia, sia inevitabile, però sarà anche un menù, insomma, di classe con piatti curati, studiati. Sarà il finger food, quindi praticamente un aperitivo appena finirà la cerimonia in chiesa, e poi gli invitati arriveranno prima di noi in realtà al ristorante, e ci sarà una piccola parmigiana di melanzane, tartare di manzo servita con maionese fatta in casa, mi hanno detto che è molto buona, io non mangio la tartare di manzo ma l'ho presa per tutti perché tanti la mangiano, mi hanno detto che la maionese era squisita. Poi pesce spada affumicato in casa con legno di ciliegio, marmellata di cipolla di Tropea, questo molto molto buono, super buono. E poi c'è l'angolo vegano, non so esattamente che cosa faranno per l'angolo vegano in realtà, forse dovremmo chiedere. E poi ci sono quattro strudel mignon salati con varie cosine, sono molto carini da vedere, e avranno dentro sia alcuni con verdure, altri con carne, altri con pesce, quindi ci sarà un po' per tutto. Arriviamo agli antipasti, se il finger food si fa in piedi sulla terrazza eccetera, tipo un aperitivo di benvenuto appunto con il finger food,
poi ci si siede a tavola. E allora, gli antipasti sono flan di zucchine, menta fresca, servito con salsa di mozzarella di bufala campana e prosciutto di Sauris. È la fine del mondo, questo antipasto è troppo troppo buono, cioè la mozzarella e il prosciutto, oh, buonissimo, e si presenta anche molto bene. E poi ci sono gli scampi cotti a bassa temperatura con guacamole e dressing al frutto della passione, e anche, e c'erano anche dei pezzettini di fragole, non so se li metteranno, perché fanno tutto con frutta, verdure di stagione, e, ma penso proprio di sì, e anche questi troppo buoni, cioè io sono troppo contenta. Poi arriviamo ai primi, abbiamo fatto due primi. Uno sono gli gnocchi alle ortiche su fonduta di Montasio, buonissimi, la fine del mondo. E poi questi li ho voluti io, non c'erano nemmeno nel menù, le trofie con gli scampi alla bussola. Io amo, cioè la mia cosa preferita sono gli scampi alla bussola, non potevo non metterli, poi so che piacciono insomma a tutti, anche ai bambini. Volevo in realtà le tagliatelle, ma lo chef mi ha detto che le tagliatelle, uno, arrivano scotte, perché purtroppo hanno tempi di cottura molto brevi, e quindi mentre loro le servono, poi sono scotte, insomma, quando uno le mangia. Soprattutto mi ha detto, guarda, te lo sconsiglio perché le tagliatelle e la pasta lunga in generale tende a schizzare, e quindi sia per gli ospiti che per il mio vestito non sarebbe stata una buona idea, quindi abbiamo fatto le trofie molto molto buone. Il secondo, allora, questo è bellissimo da vedere, insomma io sono troppo contenta, cioè sono molto molto felice di come abbiamo scelto e di come si presenta il tutto, l'avrò detto 66 volte. Come secondo c'è il turbante di branzino su crema di patate affumicate e fumetto a francia corta. La fine del mondo, vi dico solo questo. Poi viene presentato con il purè così sul piatto e poi il branzino fatto tipo arricciato, fantastico. Poi ci sono i sorbetti misti a buffet, quindi uno ne può prendere quanti ne vuole, e ci sono vari gusti, ma non credo che siano tutti qua, perché non ho detto che ne aggiungeranno. C'è limone, mela verde, fragola, frutti di bosco, ananas e melone. Li ho provati praticamente tutti, a parte l'ananas. Anche yogurt, mamma mia, super 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 buoni. Poi la torta invece la porteremo noi, a questo punto faremo il taglio della torta eccetera. Non abbiamo preso altri dolci perché la torta sarà molto molto grande, e questa è un po' una pecca perché dobbiamo ancora ordinarla. Noi sappiamo già esattamente cosa vogliamo: cioccolata bianca, non ci piace il pan di Spagna, quello pieno di alcol eccetera, quindi voglio fare una cosa un po' diversa, devo vedere se si può fare tipo una torta semifreddo, insomma detestiamo l'alcol nei dolci in generale, e quindi sia io che Tomas, quindi vogliamo una cosa un po' più mangiabile insomma, ma non che sia troppo, sapete quelle robe che mangiate una fetta, oh, cioè fate, non vogliamo una roba del genere, quindi leggera, ma comunque non con quel pan di Spagna, così. E vorremmo che fosse tutta tutta di cioccolata bianca, che è la nostra cioccolata preferita, cioccolata bianca, e poi sotto con delle roselline, visto che il tema del matrimonio non ho un tema, anche questa è una domanda che mi fate, non abbiamo un tema, però i colori saranno bianco e rosa, e quindi avrebbe senso fare anche la torta bianca con delle roselline rosa, un rosa però non pastello, un rosa tipo antico, non da battesimo, ecco, per capirci. E poi insomma ci sarà naturalmente vino eccetera eccetera eccetera. Questo poi c'è, vabbè, ci sono anche i menu a parte per i bimbi che hanno primo e secondo diversi. Poi il make up, allora in tantissime mi chiedete, prima ho parlato dei capelli ma non ho menzionato il make up, in tantissime mi chiedete se lo farò io, cioè sì, il make up voglio farlo io, non so perché, ma non ho mai neanche considerato l'idea di prendere una make up artist, perché ho tanta tanta paura. Ho visto alcune amiche mie che quando si sono fatte fare il trucco professionale per il matrimonio cambiavano completamente, cioè erano un'altra persona, ed erano bellissime, non voglio dire di no, però io voglio rivedere le foto del matrimonio, il video del matrimonio, e riconoscermi. Io conosco molto bene i miei gusti, conosco la mia pelle, so come reagisce al caldo, so i prodotti da utilizzare per avere una base decente, e quindi mi sento di poter andare sul sicuro, oddio, spero che, cioè di non fare strafalcioni, però mi sento di poter andare sul sicuro con una base, con un trucco fatto da me. Ho già pensato al trucco, ai prodotti da utilizzare, sicuramente andrò giù pesante di primer, perché il trucco deve durare da mattina a sera tardi, quindi andrò giù pesante con il primer, siliconico, tutte schifezze, sì, gimme. E poi naturalmente un fondotinta, devo vedere se sarò abbronzata o non sarò abbronzata, perché il 26 di agosto di norma un po' sei abbronzata, anche se io sto molto attenta al sole, 50, protezione eccetera, però comunque mi abbronzo insomma, quindi devo vedere un po' la tonalità, quindi non ho ancora scelto il brand di fondotinta, ma so che sarà insomma naturalmente come al solito una base naturale, farò un po' di contouring molto molto leggero, come blush credo userò una tonalità rosata, voglio fare per gli occhi una cosa anche qui molto molto semplice e naturale, non mi piacciono le spose troppo truccate, almeno
per me non mi vedo, quindi voglio fare occhi nude, semplicemente color carne e poi un filo di eyeliner. Non so se fare proprio eyeliner oppure solo matita marroncina sfumata. Se opto per l'eyeliner sicuramente sarà marrone, però non voglio, non so perché non mi vedo con il nero il giorno del mio matrimonio. Una cosa abbonderò come al solito, non sarei io se non lo facessi, abbonderò di mascara sulle ciglia inferiori per la piega, giusto un po' di marroncino caldo nella piega appunto, e poi un po' sotto gli occhi, un po' come il trucco che ho oggi praticamente dai labbra nude. Questo è Kylie Cosmetics, ma devo pensare un attimino come fare con il rossetto, perché io voglio assolutamente un rossetto opaco. Il problema è che i rossetti opachi ti seccano un sacco le labbra, quindi dovrò per forza portarmi dietro un burro cacao, una roba del genere. Non so come fare però, perché non ho pensato alla borsa. Ragazze che vi siete già sposate, avevate una borsa, come avete fatto? Forse devo pensare a una borsetta, anzi assolutamente devo pensare a una borsetta. Poi, allora, abbiamo fatto gli inviti e sono anche qui, sono molto felice degli inviti che abbiamo scelto. Adesso vi faccio vedere perché li ho fotografati. Non so se riuscite a vederli in modo decente da qua. Questo sarà l'invito al matrimonio, che si apre così in due con i cuoricini. Questa sarà la busta, che avrà il logo, praticamente le nostre due iniziali. E poi questi, non credo si riesca a vedere neanche bene. E poi questo invece sarà il bigliettino che sarà nei confetti. Questo invece è l'invito alla cena. Mi piace molto il fatto che il biglietto si aprirà così. Appena abbiamo visto questo. Cioè io e Tomas entrambi convinti, questi sono i più belli, erano i più belli. C'era sia bianco che crema, io ovviamente sono andata per il bianco, il mio vestito sarà bianco ottico, voglio tutto bianco ottico, non crema, non panna, non beige, mi sta malissimo, cioè effetto cadavere. Ci piace il fatto che si aprano così, sono due cuoricini, ci sono alcuni dettagli, non so se si è visto, alcuni dettagli disegnati in madreperla, e questo mi è piaciuto tanto, il fatto perché c'era anche la possibilità di farli oro, argento, oro rosa, ma era troppo forte, invece madreperla è elegante, a malapena si vede. Sulla busta vi dicevo appunto davanti ci sarà T e N, le nostre iniziali, anche queste in madreperla, quindi si vedranno ma non troppo forte. C'è il bigliettino che andrà nelle bustine con i confetti, che si apre così per farvi capire, e qui ci saranno scritti i nostri nomi con la data, e sulla copertina tra virgolette del bigliettino ci sono due cuoricini piccolini, anche questi in madreperla, quindi è tutto un set fatto appunto sullo stesso stile. E poi c'è anche il biglietto che noi aggiungeremo solo per gli invitati a cena, sempre con gli stessi cuoricini e con questi disegni molto semplici in madreperla, che verrà inserito nella busta, insomma nell'invito. Altra cosa che qui non c'è ma abbiamo fatto è il tabellone segnaposti, come si chiama, ha un nome, non mi viene, comunque lì, e dobbiamo ancora decidere questo in realtà, ma già abbiamo una bella idea, non saranno tantissimi i nostri invitati, sono 75 più o meno, quindi non saranno tantissimi, ma dobbiamo scegliere come andare a sistemare i posti, chi sarà seduto dove, e abbiamo i tavoli, possiamo scegliere da 4, da 6, da 8, da 10, da 12, quindi anche questo dobbiamo un attimino vedere. Anche qui tovaglie bianche, tutto bianco, anche il tabellone, così come il menù, perché stavo confondendo le due, sia il tabellone segnaposto che il menù. Ci sarà la T e la N in madreperla come sugli inviti, così molto semplice, molto elegante. Bomboniere, allora, le bomboniere saranno le jewel candle, sono molto felice di ciò perché, oddio, saranno bellissime, le abbiamo fatte. Rosa al profumo di marshmallow, che non è appunto un rosa da battesimo, è un rosa un po' più antico, ma comunque rosa. E sopra, esclusivamente per noi, abbiamo fatto mettere le etichette così della candela, in realtà True Love, che però è rossa, quindi abbiamo fatto mettere quelle etichette, cioè, ci sono praticamente due mani che formano un cuoricino, c'è scritto True Love, quindi queste saranno le nostre bomboniere. Ogni candela saranno le candele, quelle grandi, ogni candela all'interno, come sapete se conoscete le jewel candle, ma ve ne parlerò più avanti, vi farò vedere le bomboniere, ogni candela all'interno ha un gioiello in argento, il valore arriva fino a 250 euro, quindi tutti i miei invitati sono molto felici di ciò. Quando ho detto, tutte le mie amiche, oddio che figata, ed ho scelto l'anello per tutti, e poi naturalmente accanto ci metteremo il pacchetto con confetti e con il bigliettino. Confetti li vogliamo assolutamente di cioccolato, odiamo la mandorla, quindi cioccolato assolutamente. So che ci sono anche altri gusti un po' più particolari, dobbiamo un attimino vedere, ma 99% cioccolato. E i fiori invece dobbiamo ancora fare, ovviamente. Abbiamo già deciso il tema di colore, quindi bianco e rosa. Ho già foto di bouquet
perché so già esattamente come lo voglio e quindi saranno rose, rose bianche, rose rosa, ma devo assolutamente ancora andare, quindi qui sono uscite cose che ancora dobbiamo fare, mannaggia. Quindi niente, spero vi sia piaciuto questo video. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto, arriverò in chiesa con la Porsche, perché la mamma di Tomas ha una Porsche, tipo uno dell'ultimo modello, il modello prima, rossa, decapottabile, fiammante, fichissima, ed è stato un mio desiderio. L'ho detto, ti prego fammi venire con la Porsche, non so se ci starò con il mio vestito, ma in qualche modo ci starò, cioè magari nel bagagliaio, però io voglio arrivare con la Porsche. Quindi spero di avervi detto tutto, sì, spero. Comunque vi farò appunto dopo il matrimonio, ormai mancano 3 mesi. Praticamente 3 mesi giusti. Oddio, non ci posso credere, cioè è volato, stiamo organizzando dallo scorso ottobre e non mi sembra vero che sia volato, quindi cioè non aspettate l'ultimo momento perché il tempo vola. E niente, questo è tutto, spero vi sia piaciuto questo video. Se avete domande, come al solito, lasciatemele nei commenti perché cerco sempre di rispondere a tutti e a tutte, insomma curiosità, quello che volete, io ci sono, I am here, e metto sempre like e cuoricini a tutti. E niente, un bacio e alla prossima, ciao!